di Francesco, numero 19 Bellucci, numero 28 Nero, numero 29 Chiere Matteo, numero... Aperta giocata contro la Virtus Francavilla. Il 41,3% del tempo, record negativo di possesso palla dal 18 ottobre, dalla vittoria contro la Casertana. Falletti, l'appoggio per Damian che pensa al tiro, poi sterza, va col forse col sinistro, tocca dietro ancora per Falletti, va col destro, pallone vicino alla traversa, chance per Falletti che scalda con Baggi che vince in velocità con Kontek, sterza ancora con Baggi, crossa ma orbito col sinistro, col tacco defende in bello stile lontana. Prova a ripartire la Ternana con Arrigoni che arriva per primo, dal limite, pensa al tiro, blocca a terra, Giannarelli. Primo squillo della Costa Ferreira, va Santoro in percussione, punta frontale su Hager, va Santoro, si appoggia su Costa Ferreira, Costa Ferreira, la mette in mezzo, Bombaggi con la deviazione, c'era fuori gioco però, tutto fermo. Contatto giudicato regolare su Costa Ferreira, l'apertura di Falletti, nella zona dove arriva Ferrante a controllare col sinistro ancora, Ferrante ce l'ha sul mancino, cerca il sinistro, Lewandowski con i pugni, allontana. Frascatore, si è aperto come al solito, Furlan su quel lato, uno contro uno con Vitturini, sterza verso il centro, va Furlan che ha il cross in mezzo, pallone messo fuori, poi la conclusione di Falletti, segna al volo, un gol fantastico dell'uruguaiano, sono 13 in stagione, il giocatore più forte forse di questo campionato, firma l'1-0. Tredicesimo gol per Falletti, il trentesimo. Simulazione e ammonizione, direttore di gara, ancora Teramo che spinge, però ancora col Santoro che cerca spazio, calcia col destro, col sinistro di Santoro e la pareggia nel modo più splendido, con la noi sopra l'incrocio, abbiamo detto le due squadre che tirano il secondo tempo, rimbalzo del Teramo. Subisce gol, con questa sono più partite delle ultime 9. Ma non si accontenta ancora il Teramo con Bobacci che carica ancora il destro. Giannarelli, la risposta resta lì. Costa Ferreira la ribalta subito. Succede il tifoso Calmolone. 2-1 sulla spinta di Giannarelli. La capolista in balia della furia del Teramo. E segna grazie a un tiro da fuori il Teramo, anche se stavolta il gol arriva su Tapin con la Ternana che spinge però ancora con Diachite che svirgola, Lewandowski tiene il pallone e non se lo fa sfuggire. Partita. Ora la partita, adesso un equilibrio, altra palla in campanile che passa in mezzo con Partipilo che passa, Partipilo la pareggia in 11 minuti, 4 gol, 2-2 con Partipilo che sbuca e segna il tredicesimo stagionale. Da una parte e dall'altra sembra quasi la partita di futsal, ora 2-2 pareggia la Ternana. Ternana che è comodamente a porta vuota, Falletti, qualunque interno, cercate le combinazioni, palla che passa dentro, Furlan la tocca lui per ultimo e sono 3, la Ternana ribalta ancora la partita col settimo sigillo di Furlan, 3-2 per le Feri in 17 minuti, non è un record ma testimoniano la spettacolarità del secondo tempo dopo il primo tempo dove praticamente non c'erano stati 18 minuto del secondo tempo. Cavalcare al centro e poi sul lato, però il capitano dei biancorossi va Ilari sul mancino, l'appoggio dentro per Pizzaudi che la crossa in mezzo, Bombaggi, Giannarelli dice di no ma c'era fuori gioco. Arrigoni a recuperare ancora il pallone, Ilari difende la terra cavardiamente, questo problema sono troppi con Falletti che porta via il pallone, l'appoggio a sinistra verso Palumbo che la sul sinistro, Lewandowski va adesso lì, Rajčević due volte, Lewandowski in questo girone partita 11,4.
parte delle fere. Altro pallone perso in fase difensiva con l'imbucata per Palletti, è da solo Palletti, va col destro, trova l'angolo Palletti e forse chiude la partita il break della Ternana per il 4-2, ancora con l'uruguaiano protagonista. 14esimo sigillo in campionato, 31esimo con questa maglia per inarrestabile. Occhio a questa imbucata col pallone che passa, Vitturini è da solo, sterza Vitturini, dentro per Bungo, ancora Giannarini in uscita, va a duellare con Bungo, soffia il pallone da dietro, altra carambola superiore per Primo Rajčević, dal limite Palumbo, pensa al tiro Palumbo, ce l'ha sul sinistro, non qua dalla porta, cerca di passare, poi perde il duello, concede la rimessa con le mani, Gerbi voglia di mettersi in mostra con Arrigoni che cerca questa imbucata dentro per il taglio di Bungo che va al volo, con inquadra la porta per Bosco. Senza dubbio più forte in questa categoria, bandiera scacca il Bononix, vince la Ternana per 4-2, una partita estiva.